Si chiama James David Russell, ha 39 anni di età e pensate che quest'uomo avrebbe ucciso il vicino di casa e avrebbe mangiato diverse parti del suo corpo, pensando che avrebbe guarito il suo cervello. L'uomo è stato accusato e ha ovviamente arrestato di omicidio di primo grado da parte della polizia dell'Idaho, Stati Uniti d'America. L'uomo in questione avrebbe ucciso il vicino di casa, 70enne, e avrebbe mangiato diverse parti del corpo. Dopo il delitto, il giorno successivo, gli agenti che hanno trovato parti del 70enne sparse per la casa di Russell si sono insospettiti e quindi sono arrivate le manette proprio per costui, James David Russell. Dall'indagine è emerso che l'uomo è un cannibale, ha cucinato col forno a microonde diverse parti anatomiche di questo 70enne prima di andarle a deglutire nel suo stomaco. La vittima è stata trovata con mani legate, alcune parti del corpo mancanti, e è una vicenda questa che ha dell'incredibile e che ci porta, idealmente parlando, ad una sorta di film horror, un film veramente pazzesco, azzardo a dire. Vi ringrazio in primis per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi, commentate, un salutone caro e al prossimo video.